Inizia. Buonasera a tutti. Abbiamo portato a termine il trasmettitore a scintilla, quindi gli albori delle telecomunicazioni sono nati appunto con questo sistema che crea praticamente una scintilla, un campo elettromagnetico che poi viene udito da qualunque ricevitore. Qua è stato realizzato grazie all'intervento di Walter IS0 Juliet 8 Whisky, IS0 India Charlie Charlie e IS0 Jigsaw. Il trasmettitore eroga una tensione di circa 15.000 volts, giusto? Giusto. Qua ci sono due sfere che fanno da scaricatore. Walter, illustraci qualcosa all'interruttore. Noi abbiamo un sezionatore che serve principalmente per ragioni di sicurezza, viste le tensioni in gioco. Noi lo chiudiamo. Abbiamo cercato di ricostruirlo secondo, diciamo in modo artigianale, in modo da riprodurre un po' ciò che si poteva fare in quell'epoca di sperimentazioni. E poi il tutto funziona tramite il classico tasto CW, Tasto che telegrafico. possiamo dare una dimostrazione, l'arco elettrico che si sviluppa. 33 S e sono le S che Marconi utilizzava per fare le comunicazioni intercontinentali. Dario, ci illustri un po' che cosa c'è di moderno all'interno. Un oscillatore a onda quadra a 250 Hz con un Darlington di potenza che pilota il primario di una bobina d'automobile Da 15.000 da volt circa. ingresso 12 volt, uscita sicuramente più di 10.000. Io non ho misurato, ma sono Quindi sicuramente per più. concludere, qua abbiamo le due sfere che sono in acciaio e praticamente poi è stato creato anche un isolamento qua in legno abbastanza spesso, che è sufficiente per le tensioni Sufficiente. che sviluppa. Qua abbiamo praticamente i contatti del tasto telegrafico, e qua abbiamo un tasto telegrafico che questo è del 1901, Quello quindi è questo è originale. originale. Sì. Ok, grazie per l'attenzione.